Salve, il progetto che vi mostro oggi è lavorato con il filato Candy Classic di Adriafil. È un filato molto morbido, composto dal 45% di lana, 40% acrilico e 15% di alpaca, che lo rende molto molto morbido e molto caldo. Il gomitolo è un bel gomitolo da 100 grammi che corrispondono a 100 metri di filato circa. Dunque, dato la grande consistenza di questo filo, che in inglese lo considerano o definiscono super chunky, ho deciso di utilizzare non l'uncinetto ma i ferri. Ed ho pensato di lavorare questo punto, che in pratica forma una specie di costa, però a rilievo a zigzag. Io adesso mi trovo a metà giro dello scaldacollo che sto lavorando, che è stato fatto con un gomitolo di Classic Candy. Ora parto con l'altro gomitolo e vi faccio vedere come si lavora. Dunque, considerate che dovete montare un multiplo di maglie di 3 più 1, che sarebbe la maglia finale. Io in questo caso ho montato 91 maglie. Allora, si inizia sempre con al primo giro. La lavorazione è quella che vi faccio vedere adesso. Si inizia con una maglia al rovescio, poi si continua lavorando le maglie al dritto come vi mostro. Dunque, una maglia rovescio. Questa è la lavorazione particolare. Allora, dobbiamo lavorare le maglie al dritto. Abbiamo queste due magliette che però vanno lavorate non partendo dalla prima ma dalla seconda. Allora, questa maglia la prendiamo da dietro in questo modo e la lavoriamo al dritto, senza però far scorrere le maglie dal ferro. Ora lavoriamo la prima maglia al dritto normale, prendendola dal davanti, così. Una volta che abbiamo lavorato questa maglia, allora sì che facciamo scorrere il gruppo delle due maglie dal ferro di sinistra. Ora lavoriamo la maglia al rovescio. Questo, non vi preoccupate di questo occhiellino che rimane, perché poi, ecco, si aggiusta e sparisce. Ripetiamo, una maglia al diritto presa da dietro, e una maglia lavorata al dritto, la maglia che troviamo prima, normalmente, e si lascia scorrere. Quello che vi consiglio io, è di utilizzare un ferro leggermente più piccolo rispetto a quello indicato sul cartellino. Dunque, Adriafil ci consiglia un 9 mm. Io di solito lavorerei anche con un ferro più grande, però, dato, il metodo di lavorazione, ho preferito lavorarlo con un ferro numero 8. Allora, riprendiamo. Vi ripropongo la lavorazione da seguire. Questo in pratica sarebbe il primo ferro dopo aver montato le maglie, quindi una maglia al rovescio e le due maglie a diritti incrociato. Una e due. Rovescio.
una e due. Ecco, le due maglie stringeranno un pochino perché vengono incrociate, però poi tutto si trasforma in un bel puntarilievo molto morbido. Rovescio. Due diritti incrociati. Continuate in questo modo fino alla fine del ferro, terminando con una maglia a rovescio. Dopodiché voltiamo e vi faccio vedere come si lavora proprio il ferro rovescio. Dunque, passiamo a lavorare il rovescio dello scaldacollo. Vi faccio vedere di nuovo il dritto, molto bello. Allora, il secondo ripete gli stessi passi del dritto, però si lavora al rovescio, intersecando, intercalando con la maglia dritta. In pratica lavoriamo come si presentano le maglie. Dunque, partiamo con un dritto. Passiamo il filo sul davanti, ritorniamo ad incrociare le maglie, però prendendo sempre la seconda e non la prima. Allora, un rovescio, un altro rovescio, sempre rimanendo sul ferro di sinistra, adesso possiamo sfilare. Una maglia dritta, ritorniamo con i rovesci incrociati, quindi la seconda maglia a rovescio, la prima maglia a rovescio e sfiliamo. Un dritto. Un rovescio, prima maglia a rovescio. Sfiliamo. La lavorazione che si presenta è molto compatta. Ripetiamo il punto, un diritto. I rovesci incrociati, uno, due, e scorrere. Un diritto. Continuate così fino alla fine del ferro. Praticamente questi sono i due ferri da ripetere fino al raggiungimento della lunghezza desiderata.